Veniamo da 2 anni di pandemia in cui la medicina d'urgenza è stata messa a dura prova. In realtà i problemi in questo settore, in questo comparto della sanità, forse sono antecedenti alla pandemia, però sicuramente la pandemia li ha acuiti. In particolare adesso quali sono? Fra carenza di personale, ma ce ne sono anche degli altri di problemi? La crisi dell'organizzazione del mondo dell'emergenza è una crisi preesistente rispetto alla pandemia. Già prima della pandemia avevamo denunciato situazioni estremamente preoccupanti. 2 anni e mezzo di pandemia hanno prodotto segni indelebili nel nostro mondo che hanno intaccato pesantemente la nostra capacità di risposta. E questo da che cosa dipende? Allora, questo dipende da una serie di fattori, di cui la carenza del personale è uno. Ovviamente se abbiamo carenza noi, la carenza è distribuita anche nei servizi di cui si serve il pronto soccorso. Abbiamo sentito dire di molti medici e infermieri che hanno abbandonato il lavoro a seguito della pandemia, è un fenomeno che ha riguardato anche la medicina d'urgenza. Un'inchiesta che abbiamo fatto su più di 150 pronto soccorsi italiani la settimana scorsa è emerso che il 30% dei professionisti, dei medici che lavorano nei pronto soccorsi e medicina d'urgenza vorrebbe uscire dal sistema entro 6 mesi. Questo è particolarmente preoccupante perché se non vengono presi provvedimenti straordinari, probabilmente questo trend continuerà a progredire e a ridurre il numero dei medici disposti a fare questo tipo di lavoro.